Con Silvio Soldini, regista del film 3.19, al cinema da giovedì 11 novembre 2021. Ben trovato! Buongiorno a tutti! Che racconto è questo? Questo film credo che sia nato dalla voglia di fare un giallo, un po' un thriller, che pensavo di trovare già scritto da qualche parte, quindi mi sono messo a leggere un po' i romanzi, ma a un certo punto intanto è nata insieme ai miei due sceneggiatori, Doriana e Davide, quest'idea di un film che avesse a che fare con una donna che fa un lavoro abbastanza diverso, il legale, però l'avvocato d'affari, quindi quelli che si occupano di contratti, di fusioni di società, di compravendita di società, che vive ai piani alti di questa città e lavora ai piani alti di questa città, di questa metropoli che è Milano, e quindi una persona che sta molto bene anche, che sembra non avere problemi, e lentamente portarla invece a un cambiamento, a un scendere nella strada, ai piani bassi, e scoprire un mondo fuori di sé e dentro di sé, con cui non era in contatto, con cui non conosceva. In fase di scrittura, su quali aspetti vi siete voluti concentrare? Mi ricordo che la cosa più difficile e su cui abbiamo lavorato tanto era un po' un senso di colpa che doveva iniziare così a scaturire lentamente e a formarsi dentro il cuore di questo personaggio, che apparentemente è una specie di soldato, un personaggio che ha come unico obiettivo il dovere e la volontà di fare le cose bene, di fare le cose al meglio sempre. Questo è un lavoro in cui uno deve essere 24 ore su 24 a disposizione, insomma, quindi è difficile fare altro. Comunque è la prima cosa che lei ha in mente, a cui deve continuamente essere in attenzione. Insomma, è il lavoro, e quindi tutto il resto nella sua vita è un po' più relegato, un passo indietro, quindi c'è anche gli affetti in fondo, ha una figlia, ha un amante, però la prima cosa è quella. E quindi all'interno di un personaggio del genere far nascere lentamente, far prendere piede dentro di lei qualche cosa a cui lei non è neanche abituata in qualche modo. Poi si capirà perché c'è anche un passato che torna fuori, eccetera, eccetera. Era anche uno degli altri temi di cui abbiamo iniziato, un passato che riesce dalla memoria, una cosa che è avvenuta anni e anni prima, quando lei aveva 16 anni, e che è stata un po' seppellita dentro di sé, e adesso arriva il momento di fare i conti anche con questo. Ecco, proprio a questo proposito, la tesi del film ci ricorda ancora una volta quanto il vissuto personale, l'irrisolto, il trauma del passato a un certo punto della vita ripresenta i conti. Assolutamente sì, e come spesso accade nella vita c'è un momento e non è un altro, è proprio quel momento lì in cui avviene qualche cosa, e quasi sempre avviene qualcosa che ti costringe a fermarti, e quindi sei costretto un pochino a riflettere anche su se stesso, sulla vita, a guardarti un po' dall'alto. Infatti all'inizio del film entriamo in questa vita vorticosa di questo avvocato che viene da una riunione di 12 ore e che poi dopo deve uscire a cena con dei clienti che arrivano dal Belgio, insomma è proprio dentro un tour de force perenne, e poi rimane improvvisamente dopo questo impatto con questo motorino stesa sull'asfalto sotto la pioggia di notte, non si riesce ad alzare perché si è fatta male a un polso, eccetera, è un po' come obbligato a fermarsi dal destino. Che la protagonista fosse una donna l'avevi pensato già da subito? Sai che questo non mi ricordo. Il problema è che a me piacerebbe molto anche ogni tanto fare in cui c'è il protagonista assoluto maschile. Mi è successo solo una volta con Brucio nel vento, e tra l'altro sono partito da un romanzo di Agota Cristo, quindi non era una cosa scritta da me. Però il problema è che poi mi guardo attorno e nel cinema italiano, insomma, non ci sono molti film che abbiano una protagonista femminile degna di tale nome, insomma, con una sua profondità e complessità. E quindi alla fine mi dico, ma perché devo fare anch'io un altro film su un uomo? E questo mi ferma un pochino. E quindi non lo so bene a che punto è uscita l'idea di questo personaggio, però sicuramente una cosa che lo ha invitato è una conoscenza, è un'amica che mi sono fatto negli ultimi 5-6 anni, che ho incontrato per la prima volta a un corso di Pilates, e che fa questo di mestiere, fa l'avvocato d'affari. E così dopo un po' che ci si conosceva, eccetera, ha iniziato a raccontarmi
quello che la sua professione, che cos'è, perché ero molto curioso. Credo che la cosa importante in questo mestiere sia anche essere curiosi della vita degli altri, poi ogni cosa che senti e che ascolti lentamente lascia un seme. Un altro aspetto importante nel film è che dopo questo momento di crisi la protagonista fa una serie di azioni e scelte completamente irrazionali. Sì, cerca di tenere in piedi la sua vita di prima e cerca di seguire un pochino qualcosa che invece le arriva dal passato, dal cuore, e andare dietro ad altri impulsi, altre emozioni. Solo che le due cose stanno in piedi per un certo periodo e poi comincia a crollare tutto. Addirittura fa un'azione, a un certo punto chiude una porta, non voglio dire di più, chiuderà una porta. Ecco, quello è un po' l'apice. È un po' l'apice in cui sta per combinarne una veramente grossa. In quante sale? Credo 350-200 sale dovrebbe uscire il film. Il film 3-19 al cinema da giovedì 11 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Silvio Soldini. A presto. Grazie. A prestissimo. Ciao.